Più volte annunciato, ci ha appena raggiunto al telefono il senatore Matteo Renzi. Ben ritrovato, senatore, buongiorno. Buongiorno da Napoli. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Una buona giornata. Allora partiamo, prendo a spunto un'intervista, un recente articolo scritto proprio sul suo nuovo movimento, su Italia Viva, per sottoporle questa domanda. Perché viene scritto in questo articolo che lei non avrebbe in realtà approfondito il concetto di società che vorrà. Che cosa sta cercando Italia Viva e in quale formazione, insomma, si vuole muovere in futuro? Per cui semplicemente ha fatto una scissione, ma senza raccontare meglio dove vuole andare. Ci aiuta un po'? Vabbè, io sono abituato alle critiche, quindi ormai ci ha fatto il callo. A me sembra che quello che sia accaduto in quest'estate è roba da manicomio della politica per tutti, perché Salvini ha fatto una follia della quale è il primo responsabile ed è anche la prima vittima. Ha pensato di piegare le istituzioni ai suoi interessi e tra un mojito e una cubista ha combinato quel pasticcio che sappiamo. A quel punto noi eravamo a un bivio: o facevamo l'accordo con chi, ad esempio il Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre combattuto, e aggiungo, io continuo ad avere una distanza siderale, abissale dai 5 Stelle, oppure mandavamo il paese a votare con il rischio di far aumentare l'IVA e di mandare l'Italia a gambe all'aria. A quel punto, dovendo fare questa scelta, se avessi dovuto ragionare soltanto del mio interesse o della mia, così, del mio carattere, che è un po' fumantino, lo so, ma se avessi dovuto pensare soltanto alla mia convenienza, al mio carattere, avrei detto: sai che c'è? Ma vabbè, noi mostriamo che i 5 Stelle hanno sbagliato, andiamo a votare e distruggiamoli. Il punto è che avremmo distrutto il paese. Ecco, tutta questa lunga spiegazione porta a capire perché nel corso del mese di agosto noi abbiamo fatto un nuovo governo per cercare di evitare la crisi economica, per riportare l'Italia in Europa, per farci dare una mano dall'immigrazione all'economia, e contemporaneamente però a quel punto era naturale prendere atto, e gli ascoltatori lo sanno molto 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 bene perché ci seguono da anni, che le strade tra il PD e il sottoscritto erano ormai da dividersi. Insomma, sono 7 anni che litighiamo tutti i giorni, neanche anche le coppie hanno la crisi del 7° anno, non è possibile che tutti i santi giorni ci sia una polemica e una divisione. Allora io ho detto una cosa semplice: amici, per me, grande rispetto per chi rimarrà nel PD, però vorrei parlare del futuro della società. Oggi c'è un'intervista bellissima a Bill Gates su Repubblica: il mondo migliora, ma abbiamo bisogno di investimenti sul verde, sulle energie rinnovabili, sulla sostenibilità. Arriva l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale. Voglio un movimento, un partito che metta al centro le donne: per ciascun compito, ruolo, ci sarà una donna e un uomo. Insomma, è tutto il contrario. Noi vogliamo immaginare un partito che non sia un partito di Renzi o di un altro, ma sia il partito del futuro. Senatore, io prendo le sue parole, lei ha appena detto, ma si sa, le mie distanze con i 5 Stelle restano siderali. Ora, pensando a noi italiani, ora lasciamo da parte tutto il resto, veniamo da un anno e mezzo di distanze siderali della maggioranza che hanno prodotto tensioni continue, delle difficoltà enormi. Non è che dal giallo-verde al giallo-rosso, partendo dalle sue parole, distanze siderali, qui ci ritroviamo tra poco, punto e a capo? Io le confesso, lei lo sa, Giuliani, io ho sofferto nel dare il voto di fiducia a chi mi ha insultato, mi ha offeso, ha insultato la mia famiglia. Io ho sofferto. Però penso che se fai il dirigente politico, prima dei tuoi risentimenti personali viene l'interesse di tutti. Ragazzi, l'Italia rischiava di andare a gambe all'aria, non lo dice nessuno, ma noi con i pieni poteri di Salvini avremmo rischiato persino di uscire dall'euro. Ma ora voi siete nella meraviglia di Napoli, sul lungomare di Napoli, ma sentite le aziende del nord-est, gli artigiani del nord-ovest, gli imprenditori che investono, se davvero uscire dall'euro è una buona idea o no. Avremo portato sull'astrico intere famiglie. Allora, prima della mia personale voglia di rivincita contro il Movimento 5 Stelle viene l'interesse del paese. Adesso si tratta di fare una cosa non di palazzo, io non ne posso più di queste ricostruzioni di palazzo. Io chiedo a chi ci ascolta: vi va di fare una politica diversa, nuova, di tornare allo spirito con cui nel 2012, nel 2013 abbiamo anche in qualche modo fatto sognare una parte di paese? Io voglio tornare lì, riparto da zero, riparto da capo, mi metto in discussione, mi metto lo zaino in spalla da Boy Scout e mi rimetto a camminare. Dopodiché per me sarebbe stato molto più comodo starmene buono in un angolino, ma è l'Italia che ha bisogno di una cosa nuova.
e chiedo a tutti quelli che ci credono di venire a darci una mano a cominciare dalla Leopolda. Avete notato, senatore, mi scusi, non mi ha risposto su quello che succede adesso con il governo. Lei, mi permetto l'espressione, fa il bravo con Conte o Conte si deve preoccupare? Così ci capiamo. Ma io questa idea di... Ma è ovvio che noi abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo. Scusi, l'abbiamo fatto nascere. Perché questa cosa che uno fa nascere il governo il 4 settembre e lo fa crollare il 24 settembre è roba che neanche nei manuali di schizofrenia si trova. Quindi è evidente che noi abbiamo interesse che il governo faccia le cose, che funzioni. Noi diamo una mano, anzi ci sarà qualche voto in più per il governo, non qualche voto in meno. Però mi permetta di dire che se è vero come è vero che abbiamo sconfitto Salvini nel palazzo, anche per colpa di Salvini, il ragazzo ci ha messo del suo, perché, come dire, un mojito in meno e non succedeva niente, questa è la mia opinione. Se è vero che l'abbiamo sconfitto nel palazzo, è vero che va adesso combattuto in mezzo alle fabbriche, tra le persone, nei centri, presente del volontariato. A me è una cosa che mi fa arrabbiare di Salvini è il modo con il quale strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini. Se c'è un abuso sui bambini, quella è una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere. Non possiamo portare le divisioni dei partiti dentro gli abusi dei bambini, perché non è un partito che fa un abuso a un bambino, è un criminale, è un uomo vergognoso, uno che abusa di un bambino, e deve essere colpito, criminalizzato, non da un partito ma da tutti. Ecco, mi piacerebbe ritrovare un po' di buon senso, e per questo nei prossimi mesi dopo la Leopolda io girerò molto in macchina, giro per le fabbriche, le aziende, le associazioni di volontariato. Io mi rimetto in gioco, il governo deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema, c'è un patto di governo, che lavorino e noi facciamo non soltanto il tifo ma diamo una mano. Lei sa che abbiamo un capo delegazione di Italia Viva che si chiama Teresa Bellanova e che è una donna straordinaria, che è stata criticata per il suo vestito da qualche indecente chiacchierone, ma che è una donna che faceva la bracciante, che è diventata sindacalista, che ha lavorato come una matta e poi è diventata ministro. Meraviglioso simbolo di emancipazione e di lotta di una donna del sud. Renzi, c'è questo programma che è stato stilato, diciamo, all'inizio di questo governo, con 29 punti, sono tantissimi, sono declinati, sono effettivamente, se uno lo legge dice bello questo, ma sì che bello, facciamo anche questo. La pace del mondo, no. Tutto mancava, era l'ultima voce, sarebbe stata la 30ª, la pace del mondo non l'hanno messa, però certamente bisogna dare a un certo punto delle priorità. Ecco, chiediamo a Matteo Renzi le sue priorità rispetto a queste linee programmatiche. Fermo restando che il documento programmatico va bene, se dovessi dirle una cosa che a me sembra prioritaria oggi in Italia è un grande investimento sui figli, sugli asili nido, sul futuro dei bambini. Nella scorsa legislatura noi abbiamo fatto il Jobs Act, lei ricorderà che è stato anche oggetto di grandi discussioni, però i dati dicono che il Jobs Act ha portato un aumento di oltre 1 milione di posti di lavoro, ma questo è il passato. Oggi occorre, come ha detto la ministra Bonetti, che è la ministra della famiglia, un Family Act, che vuol dire assegno universale per i figli. L'Italia è il paese che fa meno figli di tutti. I nostri ascoltatori sanno che 30 anni fa c'erano 1 milione di bambini che nascevano in Italia. Oggi, nel 2018, nell'anno scorso, sono stati meno di 500.000. E attenzione, compresi i migranti, cioè, quindi non è nemmeno un problema di dire ah no, poi c'è la sostituzione, no. 1 milione di bambini nascevano in Italia negli anni 80, adesso sono 500.000 compresi le persone che sono arrivate in Italia. Vogliamo dire che la maternità non può essere un lusso in questo paese? Ecco, se lei mi domanda qual è la priorità numero uno per me, non è l'emergenza democratica ma è l'emergenza demografica. Non fa più figli l'Italia, bisogna tornare a incoraggiare, questo vuol dire dare una mano alle donne, sostenerne la possibilità di lavorare, mettere leggi che aiutino sugli asili nido e sui congedi parentali, tutte le cose che sappiamo, e poi l'assegno universale per i figli, che è una nostra proposta. Ma devo dire che su questo c'era anche un impegno sia di Di Maio che addirittura di Salvini. Quindi, siccome su questo siamo tutti d'accordo, si può fare, esatto, si può sarebbe fare. Bello che l'Italia una volta votasse una legge tutti insieme, la legge, il Family Act, la legge per dare denaro per ogni figlio e soprattutto per dare servizi per ogni famiglia. Senatore, noi mezz'ora fa abbiamo parlato qui, l'abbiamo anche ricordato, della Apple Academy. Apple Academy che ha dato speranza a tanti ragazzi napoletani e non, voluta ai tempi del
del suo governo, e ci ha fatto piacere ricordare quello che, al di là delle posizioni di ciascuno, fu un qualcosa di importante, che sta bene, in salute e continua a lavorare. Noi siamo in onda in questi giorni particolarissimi con due giovanissime colleghe, Ilaria e Cristina, siamo ben sotto i 30 per capirci, poco sopra i 20. Lei sa benissimo che la politica a questi ragazzi fa una fatica bestiale a farsi capire, non so, l'hanno ascoltata in religioso silenzio Ilaria e Cristina e adesso la sentono ancora. Recuperare il rapporto diretto con un pezzo d'Italia, sono sempre di meno sti ragazzi, senatore. E infatti noi abbiamo parlato per mesi e mesi di immigrazione, che è un tema naturalmente che va affrontato, e pochissimo di emigrazione, di ragazzi che se ne vanno. Il fatto che lei mi citi la Apple Academy non dico che mi fa venire un brivido lungo la schiena o sulle braccia, ma quasi, perché la Apple Academy è stata una grande conquista. Quando parlai con Tim Cook, che è il CEO, l'amministratore delegato di Apple, aveva dei dubbi su farla a Napoli. Perché il racconto che veniva dato di Napoli e del Mezzogiorno era un racconto solo fermo agli stereotipi, alla criminalità. Bene, è stato un onore per me da primo ministro, collaborare, non diciamo convincere, collaborare a quella scelta. Ed è un onore vedere, ne parlavo l'altro giorno con una delle vice president di Apple, Lisa Jackson, i risultati strepitosi che da Napoli, dalla Federico II, dalla intelligenza dei giovani partenopei e dei giovani meridionali, Apple sta ricevendo, sta ricavando. Insomma, bisogna crederci, perché se uno ci crede i risultati arrivano. Io mi rimetto in gioco anche per questo. A me conveniva star bene fermo. Giulia, che lo sa, uno sta meglio in un partito grande, tranquillo, servito e riverito. La mia concezione della politica è che bisogna fare le cose rischiando. È successo quando dovevo fare il sindaco, è successo quando dovevo fare il presidente del consiglio. Talvolta ho perso, come al referendum, in modo clamoroso. Ma è comunque uno stile, io non sarò mai uno che baratta la propria libertà con la comodità. Preferisco rischiare e mettermi in gioco, e quindi tornare a Napoli e nelle altre realtà, parlare ad esempio con i millennials, è una cosa che mi fa emozionare. E saranno due millennials che gestiranno quest'anno la Leopolda dal 18 ottobre numero 10. No, fa piacere, poi noi controlleremo, perché felicissimi di sentirlo. È chiaro che se poi tutto si riduce al numero di sottosegretari, le poltrone. No, le poltrone magari neanche, ma mi dovete ascoltare, non sto parlando solo di Renzi, parlo di tutti. Siamo reduci da un governo complicatissimo di Maio Salvini. Quello, secondo me, gli italiani non lo reggono più. Onestamente. Ma fanno bene a non reggerlo. Quindi vi osserveremo con attenzione, sinceramente, perché l'impegno è complicato. Sa cosa abbiamo fatto quest'agosto, dove si è tanto discusso comprensibilmente di questioni di palazzo? Certo, sì. Io ho fatto una delle cose che più mi è piaciuta della mia esperienza politica, che è stata quella di mettere il mio stipendio di senatore a disposizione di una scuola di formazione. Ci siamo riuniti per 4 giorni in provincia di Lucca, e andando in questo luogo abbiamo portato 250 ragazzi under 30, dovevano essere nati dal 1990 in su, i più piccoli avevano 16 anni, forse c'era persino troppa distanza, perché tra 16 e 29 anni forse abbiamo un po' esagerato. Abbiamo fatto 4 giorni di formazione politica, finanziata da noi, cioè abbiamo messo una parte dei nostri soldi per restituire a chi? Ai ragazzi che hanno incontrato persone di qualità. È stato bellissimo. Posso dirglielo? I millennials sono molto meglio di come vengono rappresentati. Sempre detto qui. L'abbiamo detto, sono anni che lo andiamo dicendo. Lo sosteniamo da sempre. Quindi. Grazie. Allora, ho votato RTL. Grazie, senatore Matteo Renzi. Buon lavoro. A presto. A voi. Ciao, buona giornata.